Siamo in collegamento e lo ringraziamo perché sono giornate per lui particolarmente convulse. Il segretario generale della CISL, Luigi Sbarra. Buongiorno segretario e grazie per essere qui alla nostra trasmissione. Allora, buongiorno a voi. Le chiedo subito, perché l'altro versante, oltre a quello sanitario di cui stavamo parlando, dei vaccini, e l'altro versante è quello economico, sociale, dell'occupazione. Oggi dovrebbe esserci questo via libera a questo decretone, 30 miliardi, insomma, mi sembra bello sostanzioso. Basterà per venire incontro magari e indennizzare un po' le varie aziende, i lavoratori, i professionisti, eccetera, oppure serve altro? Qual è il vostro giudizio? Basta questo decreto? Ma è un provvedimento sicuramente importante che mobilita quasi 32 miliardi di euro, necessario, urgente per fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica, sociale, anche se pensiamo sia largamente insufficiente, un po' è illusorio pensare che solo con queste risorse noi riusciamo a risollevare il Paese dalle macerie della crisi. Serve ben altro, tant'è che il governo già sta pensando a un nuovo scostamento di bilancio per circa 20 miliardi. In ogni caso, la norma che si sta per approvare è sicuramente importante perché dal lato del lavoro deve affrontare 3-4 grandi emergenze. Deve dare continuità al finanziamento per la cassa integrazione Covid, deve prorogare ancora in avanti, noi diciamo per tutta l'emergenza sanitaria, il blocco dei licenziamenti deve recuperare platee di lavoratori a tempo determinato, stagionale in somministrazione, lasciati dai precedenti decreti senza protezioni sociali. Ecco, segretario, a questo proposito cerchiamo di fare chiarezza e qual è la vostra posizione. Il blocco dei licenziamenti, che mi sembra in questo momento particolarmente importante perché insomma il rischio davvero è di creare migliaia, centinaia di migliaia di disoccupati, arriverà fino a quando? Fino a giugno o fino a settembre? Voi che avete avuto degli incontri in queste ore anche con il governo, cioè i lavoratori sono tranquilli fino a che periodo e quali lavoratori? Ci sono delle bozze di decreto che stanno girando che prevedono che per il settore industria e edilizia il blocco vada avanti sino al 30 di giugno. Invece per altri settori, commercio, turismo, artigianato, proceda sino al mese di ottobre. Non ci convince assolutamente questa impostazione perché noi pensiamo che il blocco deve andare avanti in maniera generalizzata per la durata dell'emergenza sanitaria e lo diciamo per una cosa semplice, perché oggi non esistono comparti economici non toccati direttamente o indirettamente dal Covid. Vero, ci sono settori che soffrono di più, pensiamo al turismo, pensiamo alla ristorazione, pensiamo ai servizi, pensiamo al mondo dello spettacolo, ma ci sono anche centinaia e centinaia, migliaia di aziende del manifatturiero che sono collegati, interdipendenti, interconnessi con il sistema del commercio e dei servizi. Noi non ci possiamo permettere traumi occupazionali. Ecco, dobbiamo fare di tutto per tenere agganciate le persone ai luoghi di lavoro. Ecco, segretario, c'è una domanda per lei che arriva da casa, tra poco gliela girerò. Una battuta però le chiedo, un vostro giudizio in maniera lapidaria sull'altro elemento, mi sembra, di questo decreto. C'è la possibilità per tutti quanti che hanno delle pendenze fiscali, cioè le famose cartelle esattoriali, pare fino a 3.000, inizialmente si parlava di 5.000, pare fino a 3.000 euro, di poterle in qualche modo, insomma, buttar via, cioè non dovrà pagare più nessuno. Un giudizio vostro su questo aspetto è qualcosa che può aiutare il fisco in qualche modo a concentrarsi su provvedimenti più importanti e quindi anche far respirare quelli che non hanno pagato in questi anni queste somme? Il giudizio vostro è positivo o negativo? Guardi, per noi è un segnale, un messaggio sbagliato perché arriva, diciamo, un'indicazione di una sorta di, diciamo, condono, di una sanatoria mascherata. Noi pensiamo che questi temi vanno affrontati in un perimetro più largo di confronto finalizzato ad una vera riforma fiscale. Noi dobbiamo contrastare, combattere
evasione ed elusione fiscale, uno scippo che costa 100 miliardi di euro e più sulle tasche degli italiani. Noi dobbiamo aprire complessivamente un tavolo di confronto per una riforma fiscale nel segno della progressività, della redistribuzione del prelievo fiscale per ridurre il peso delle tasse, in primo luogo a lavoratori dipendenti e pensionati che contribuiscono ogni anno per il 95% del gettito IRPEF. Ecco, noi pensiamo che questi temi vanno affrontati in un perimetro più largo di confronto e di discussione con le parti sociali, giammai mandare segnali di sanatorie indifferenziate, come dire, che danno un segnale assolutamente sbagliato agli italiani. Ecco, segretario, c'è una domanda che arriva per lei da casa, vediamo di che si tratta. Maris. Segretario, ce ne sono tante in realtà. Il signor Maglio intanto ci racconta che l'azienda per la quale lavoravo ha dovuto fare dei tagli al personale. Ecco, sono stato licenziato, non trovo un nuovo lavoro, ho due figli al momento, ci dice, mi sta aiutando mio padre pensionato, chiede di sapere insomma come deve fare, perché è veramente disperato. Questa è la voce un po' di tanti telespettatori. Guardi, ci sono 3-4 questioni che il governo deve affrontare subito. Noi dobbiamo cambiare, rafforzare il sistema delle protezioni sociali verso lavoratrici e lavoratori, sia in costanza di rapporto di lavoro, sia nei casi di disoccupazione. Ecco perché stiamo chiedendo un confronto forte per rinnovare, riformare il sistema degli ammortizzatori sociali, rendendoli più universali, mutualistici, inclusivi. Dobbiamo spingere in avanti la battaglia per far decollare le politiche attive per il lavoro, dobbiamo fare un grande investimento sulla formazione, sulla crescita delle competenze per tutelare le persone nelle fasi di transizioni e di passaggio da un lavoro all'altro, e poi la vera grande sfida è rimettere in moto un ciclo positivo di investimenti pubblici e privati. Il lavoro non arriva per legge, ma arriva se ripartono gli investimenti. Ecco, segretario, c'è, per legare la questione sanitaria alla questione del lavoro, c'è quest'idea che sta andando avanti di vaccinare le persone all'interno delle aziende. Ora, voi come sindacato, insieme agli imprenditori, siete disponibili, e in che modo si potrebbe fare? Proprio una battuta, perché è importante questo, la vaccinazione di tante aziende, tanti lavoratori nelle aziende, per accelerare questo piano di vaccinazione. Guardi, noi stiamo sostenendo che bisogna dare un'accelerazione forte al piano di vaccinazione nazionale, che significa recuperare tutto il tempo perso per l'approvvigionamento, identificare nuovi centri di vaccinazione, assumere personale dedicato per sostenere questa campagna, coordinare i livelli di responsabilità nazionali e regionali. Come parti sociali, come sindacato, stiamo offrendo la nostra disponibilità ad organizzare nei luoghi di lavoro presidi funzionali alla vaccinazione delle lavoratrici e dei lavoratori, mettendo in campo tutto ciò che serve anche come organizzazione logistica. L'obiettivo deve essere spingere in avanti e accelerare il piano vaccini, perché prima ci liberiamo dal virus, prima rimettiamo in moto dinamiche di crescita, di sviluppo, di lavoro per le persone. Ecco, c'è un'ultima domanda per lei, rapidissima. Sì, Maris. Guarda, allora, c'è Mirko, un ragazzo che è un rappresentante di Diversi Italiani, dice, con un mio amico ho aperto un piccolo ristorante 2 mesi prima dell'inizio della pandemia. Ecco, stava andando abbastanza bene, poi il nulla. Mi potete dire se rientro nei ristori? Perché molti italiani, avendo aperto poco prima della pandemia, non rientrano, comunque non hanno degli aiuti. Cosa possono fare? Ma io penso che il nuovo decreto che sta per essere approvato dal Consiglio dei Ministri interviene anche per assicurare nuovi adeguati ristori, sostegni alle realtà produttive colpite duramente dal lockdown, quindi penso che alla domanda sicuramente ci saranno risposte leggendo la norma legislativa che sta per essere approvata. Grazie, grazie davvero segretario, grazie al segretario generale della CISL Luigi Sbarra per questo intervento qui a Vediamoci Chiaro. Grazie davvero.